Siamo stati un istituto tecnico, il Marconi di Nocera Inferiore, ed è stato un piacere. Abbiamo incontrato un gruppo di docenti, un corpo docenti, quanto mai disponibili, sorridenti, amanti della loro professione. Un ambiente sereno, tranquillo, collaborativo. Ma noi siamo una grande famiglia perché concorriamo insieme a quella che è la preparazione dei nostri alunni ed è una preparazione globale, parte dal biennio perché stamattina siamo qui nei locali del biennio presentando tutti i laboratori perché il biennio è comune, i ragazzi studiano tante discipline che sono quelle di preparazione al triennio. Abbiamo il laboratorio di robotica, il laboratorio di fisica, il laboratorio di chimica, il laboratorio di informatica, il laboratorio di tecnologie e rappresentazioni grafiche. Tutti a disposizione? Tutti, tutti assolutamente sì, perché le ore di laboratorio sono obbligatorie, perché oltre al docente di teorie, e questo accade solo ed esclusivamente negli istituti tecnici, abbiamo il docente tecnico pratico. Quindi... questo è il laboratorio di robotica del biennio e in questo laboratorio i ragazzi già dai primi anni vengono coinvolte nelle attività STEM che oggi sono all'ordine del giorno chiaramente in tutti i percorsi anche curriculari e in particolare in questo laboratorio noi costruiamo dei rover per la manifestazione Rom Cup a cui partecipiamo da anni con notevoli successi. Questa è l'automazione di una linea di trasporti, ad esempio in una fabbrica, programmata grazie al PLC, che è il nostro controllore a logica programmabile, e questa fotocellula che segna il numero di prodotti che va da una parte all'altra e in base al numero accende 3 lampadine. Quando si arriva a 5 si accende la gialla e poi quando si arriva a 10 accende la rossa. In realtà laboratoriale è importantissima, io lo dico sempre anche ai nostri studenti, il parallelismo carta-provetta è fondamentale per comprendere che la chimica non sono solo nozioni, non è fatta solo da nozioni, bensì è anche e soprattutto mani. Esempi pratici. Sì, esempi pratici, perché poi servono a fissare al ragazzo, fissare tutte le nozioni che ha visto su carta con i docenti di teoria, grazie agli insegnanti tecnico-pratici e una reale attività di laboratorio che viene svolta in maniera settimanale, serve per l'appunto a fissare il tutto e a far comprendere, a far appassionare i ragazzi a questa materia che è una materia veramente meravigliosa. Qui al Marconi abbiamo due indirizzi per biotecnologie sanitarie e chimica dei materiali, in più una curva di tecnologie cosmetiche, una curvatura che è importante anche perché si deve capire che la chimica è davvero dovunque. Il nostro compito è proprio quello di interessarli perché loro hanno quella curiosità che va sempre stimolata e nutrita. Il docente è come un giardino. Dico sempre io. È un intermedio tra il medico e il giardiniere. Questo è il laboratorio, un po' madre di tutto il nostro indirizzo, perché gli alunni già dal primo anno cominciano a studiare una materia che si chiama tecnologie informatiche. È comune a tutti i tipi di indirizzi, però naturalmente per chi poi sceglie di continuare il percorso nell'indirizzo informatica assume particolare importanza, perché da qui si cominciano a vedere tutti i vari percorsi che si possono intraprendere. L'importante è che loro conoscono prima di tutto quali sono gli indirizzi che la scuola italiana in toto offre, poi naturalmente ci soffermiamo sull'informatica che spazia dalla programmazione di semplici app per telefonini, per il mobile, all'intelligenza artificiale, a quant'altro ancora. Sono al Marconi da circa 30 anni e posso dire che questa scuola può annoverare tra i suoi punti di forza sicuramente quello di essere una scuola dove c'è un alto tasso di umanità. Riceviamo spesso visite di ex alunni che ci inorgogliscono per i prestigiosi risultati che conseguono nella loro vita e che forse in parte sono dovuti anche a noi. Domenica prossima abbiamo un open day qui a scuola dalle 9 alle 13 e invitiamo tutti quelli che si trovano nella condizione di dover scegliere l'istituto secondario di venire a fare una passeggiata qui al Marconi in via De Curtis a Nocera Inferiore. Troverete sicuramente una grande accoglienza.